ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un get ready with me perché voglio provare insieme a voi, prendo il pacchetto, i nuovi cream shadow, che poi ho capito che si dice cream shadow, cream, perché è francese lei, va bene, della collezione Passion Paradise di Nabla. Mi sono stati mandati la settimana scorsa in questa confezione adorabile. Ho già fatto un post sul blog in cui vi faccio vedere gli swatch uno per uno e vi do le mie primissime impressioni. Oggi volevo provarli con voi in un video get ready with me. Non ho controllato, però penso che sul sito vendano anche il cofanetto, così come avevano fatto per la linea sopracciglia, nella quale, che si apre in questo modo tra l'altro, potete acquistare tutti e sei i cream shadow che sono usciti in collezione. Oggi ne proviamo insieme alcuni, non tutti, perché insomma metterne sei in un unico trucco è fuori dalle mie capacità, però ecco, li proviamo insieme e vediamo come sono. Ho già iniziato, per non far venire il video troppo lungo, quindi vi dico i prodotti che ho utilizzato. Ho fatto una mini base, proprio mini, perché ormai non metto mai il fondotinta, non metto più. Ho utilizzato il correttore Born This Way nella colorazione Light Me Medium, e una ciglia che io continuo a dire che mi sbianca da morire, anche se io ormai sono bianca, cioè sono tornata alla mia carnagione invernale, che è la Flat Perfection di Neve Cosmetics, che tra l'altro risulta molto polverosa sul viso, non mi fa impazzire questa ciglia. Ho fatto poi le sopracciglia, ho utilizzato il Gimme Brow di Benefit, molto semplicemente proprio perché volevo fare una cosa veloce. È un prodotto che mi piace tanto, penso che lo conosciate, allo scovolino, lascia colore e fibre, quindi diciamo vi permette di fare le sopracciglia in mezzo secondo se ce le avete diciamo già abbastanza regolari di loro. E poi ho utilizzato sul viso il blush di Nabla nella colorazione Kendra, che era uscita quest'estate. Bellissimo, questo blush lo uso tutti i giorni perché mi strapiace. Allora, iniziamo il trucco occhi. Non metto base ovviamente perché si tratta di ombretti in crema. Sì, tra l'altro non so come spostare questa frangia senza sembrare terribilmente nerd. Poi mi sto preparando proprio per non fare niente oggi, perché non ho niente da fare se non studiare, portare giù il cane, forse farmi una passeggiatina, insomma. Quindi va bene. Allora, ho una mia idea di trucco che ho già ideato con la mia amica dell'università. Quindi se questo trucco non mi piace, ditelo a Sara, non a me. Allora, iniziamo con il primo ombretto in crema. Il primo ombretto in crema che prendo in mano è il Morning Glory. Allora, faccio una cosa che mi ero dimenticata di fare, appunto, cioè prendere anche il Painterly di MAC e metterveli a confronto. Questi sono i due ombretti. Non ve li swatcho perché il Painterly, come vedete, penso sia arrivato, cioè è completamente secco, ma ce l'ho veramente da tanti tanti anni. Devo provare a utilizzarlo. I due ombretti si assomigliano molto, devo dire la verità, molto molto molto. Sono molto molto simili, cioè come colorazione, quindi se state cercando un'alternativa più economica, perché non è che sono proprio low cost tipo Essence, però sono più economici di quelli di MAC, provate Morning Glory. Allora, Morning Glory mi sembra proprio un colorino o da tutti i giorni su tutta la palpebra oppure da sfumatura. Quindi oggi, prima di fare qualsiasi altra cosa, nell'angolo, nella piega, vado a mettere questo qui per darmi diciamo un contorno del trucco che andrò a fare. Magari lo sfumo anche un po' sulla palpebra mobile. Voglio usare soltanto i cream shadow senza utilizzare insieme ombretti in polvere, diciamo, da applicarci sopra. Proprio per vedere come si comportano da soli. Avevo paura che facesse un po' effetto raggrinzito, come faceva un altro ombretto di questa linea che a me non piaceva, di quelli opachi. Per ora mi sembra di no. Però devo provarlo insomma su tutta la palpebra da solo, vi farò sapere in qualche video review, perché veramente questa è la prima volta che li applico. Su tutta la palpebra invece mobile andiamo con un altro colore che io sono super super entusiasta di utilizzare perché volevo provarlo, che è Entropy. Entropy esiste già come ombretto in polvere di Nabla. Io non lo ho, però ne sento parlare sempre benissimo da tutte e quindi volevo provarlo tantissimo, e l'occasione di averlo in crema secondo me è fantastico. Questo è il solito top che va di moda da un paio di anni, con riflessi violaci, violetti. Guardate che bello, bellissimo. Lo applico appunto su tutta la palpebra mobile. Bellissimo.
veramente un bellissimo colore, molto chic, molto elegante, autunnale, invernale, proprio bello. Bello, mi piace tanto anche come sta con gli occhi castani. Che noi povere ragazze sfigate con gli occhi castani, in realtà devo dire abbiamo un sacco di colori che stanno bene con gli occhi castani, quindi mai più sfigate. Certo, questo colore su un occhio verde, cioè, non mi innalzo alla potenza degli occhi verdi, però... Ah, nella palpebra invece inferiore, proprio sotto la rima, volevo provare a utilizzare un pochino di Utopia, così per farvi vedere più colori possibili indossati, che è questo rame pazzesco, ragazze. Questo è bellissimo, guardate che riflessi che ha. Mi sono messa qui davanti proprio alla luce per farvi vedere tutto alla luce naturale. E non ho luci, quindi se magari pensate che possono essere modificate le colorazioni, no, assolutamente. Sono così. Allora, lo mettiamo sotto. Questo per fare una riga di eyeliner. Se avete gli occhi verdi, pensate cosa ne viene fuori. Cioè, guardate che bello. Aspettate, guardate che colore pazzesco. Ovviamente li sfumiamo il prima possibile, perché questi ombretti sono waterproof e a lunga durata, quindi se non li sfumate presto non se ne vanno proprio più. Fa un po' occhio da morto messo là sotto, però immagino che sfumato sopra, su tutta la palpebra per un look un po' più strong, sia molto molto figo. L'ultimo ombretto che useremo oggi è, ho scelto i miei preferiti ovviamente ragazze, un ombretto pazzesco che è praticamente, si chiama Rea, ed è questo viola prugna, cioè un viola in realtà con riflessi fucsia, quindi sembra un prugna alla fine, pazzesco, che secondo me se siete bravissime a truccarvi, torna qui, se siete molto brave a truccarvi può essere un ombretto bellissimo, anche su tutta la palpebra per uno smoky, però insomma non è il mio caso perché io sono un po' una pippa, quindi non lo metterò su tutta la palpebra, lo prendo con un pennello più, diciamo, da sfumatura ma abbastanza denso, questo è di Elf, e lo metto nell'angolo esterno dell'occhio per fare una sorta di V. Spero che si possa notare la bellezza di questo trucco da lì, non mi sembra, mannaggia. Bellissimi, questi ombretti hanno dei riflessi incredibili. Rea, secondo me, sta meravigliosamente con Entropy. Due ombretti che mi piacciono meno della collezione, perché vabbè gli altri veramente spaccano secondo me, sono Petite Melody, che è questo lillettino con riflessi argento fucsietti. Lo voglio provare perché non mi vedo con questi colori, però magari potrei cambiare idea. E l'altro è invece Hyperspace, che è un titanio con riflessi verdini. Questo pure è molto bello, però ecco, poco c'entrava secondo me con il trucco che ho fatto oggi, e quindi ho voluto intensificare l'idea di un trucco un po' più autunnale, così almeno quest'anno avete anche questo sul canale. Non so se mettere la matita nera o la matita marrone all'interno, ma penso che metterò la nera. Ok, come mascara invece utilizzo il mascara che ho aperto in questo momento, che è marrone, ma vabbè, tanto insomma, ci sta bene secondo me con questi colori. Ed è il, Better Than Sex, è il Day Real di Benefit nella colorazione marrone, che secondo me è bellissimo. Piano piano questa cosa sta crollando, vabbè, va un po' dove vuole questa frangia. E in ultimo, sulle labbra, perché il trucco occhi mi sembra già molto strong, mettiamo lucide labbra, vi volevo far vedere questi lucide labbra che mi sono stati mandati da Too Faced, che boccio tutta me stessa, vi farò un post sul blog per farvi vedere gli swatches, ma non so ancora bene quanto. Si parla dei Lip Injection di Too Faced, sono questi. Allora, a parte il fatto che l'idea di avere sulle labbra una cosa che ok mi fa l'effetto wow, fantastico, rigonfiante, che poi non è così tanto evidente, però cioè, è carina, però non può essere sommata a una tale, da un tale dolore, perché pizzicano, ma pizzicano tanto. Cioè, io ho provato altre cose così in passato e
pizzichevoli, insomma, e però mai così tanto. Questo è veramente fastidioso, pare che vi siete spalmati il peperoncino sulle labbra. Dovevano farne al mentolo, una cosa del genere, secondo me era molto meno fastidioso. E poi hanno una consistenza terribile, sono molto appiccicosi, vi dà proprio fastidio mentre parlate. Le colorazioni sono carine, quello sì, effettivamente, però per il resto è proprio un prodotto che non mi piace, neanche l'odore mi piace. Ah, quello che sta mettendo è lo Spicy Girl. E forse è uno dei miei colori preferiti. C'ho paura proprio che a breve faranno i fili mentre parlo. Trucco finito, io sono molto contenta, mi è piaciuto come mi è venuto. Due parole sui cream shadow, secondo me sono degli ombretti fantastici. Io li adoro, ce li ho in quasi tutte le colorazioni, penso, perché Nabla mi li invia gentilmente e quindi li ho messi da parte. E secondo me sono veramente belli perché hanno sì diciamo, la facilità dell'ombretto in crema, ma hanno delle colorazioni ottime, una stesura fantastica. Sono molto belli da indossare, non fanno crepe, non tutti almeno, ci sono alcuni che mi piacciono di più, altri di meno. Diciamo in generale sono belli, hanno poi questi di questa collezione, hanno veramente delle colorazioni belle, 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 belle. Ultimo close up sul trucco. Ho gli occhi stortissimi, ho dormito male, probabilmente ho sonno. Quando sonno io ho gli occhi storti. È una cosa di famiglia, succede pure a mio fratello Andrea. Va bene ragazze, io spero che il video vi sia piaciuto, abbiamo chiacchierato un po', e se avete commenti da farmi, domande, cose del genere, fateli qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi o mettete un pollice in su che mi aiutate sempre a crescere. E nell'info box trovate ovviamente il link del post sul blog, che è georgiabob.com, per vedere gli swatches di tutti gli ombretti fatti bene, insomma non solo sull'occhio. Vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!